Benvenuti nel primo episodio di The Quarry, l'horror più atteso di questo 2022. Riuscirà a soddisfare le nostre attese? Perché hai spento? Lo sai perché? No, non credo. Dai, sforzati un po'. Inizia per P. Pausa? Persi, Max, ci siamo persi. Ma no, stiamo solo esplorando il luogo. Certo, quindi? Persi. Questo lo dici tu. Prendi in considerazione quanto segue, poiché ti guiderà attraverso i meandri che si possono incontrare durante il soggiorno ad Hackett's Quarry. Ciò che vedi qui sono i Quick Time Event, o QTE, che ti aiuteranno ad agire proprio al momento giusto. Sii prudente. Hackett's Quarry può essere un luogo pericoloso se non fai attenzione a ciò che ti circonda. Tieni gli occhi ben aperti, oppure rischierai il disastro. La strada da percorrere dipende da te, ma potrai comunque trovare ostacoli lungo la via. Occhio! Sì, tesoro, bei riflessi! Sono un po' stranito, scusate. Grazie. Le strade qui peggiorano un sacco. Farà parte dell'esperienza rustica del campo estivo. Ah già, ecco dove andiamo. Me lo sono dimenticata 300 chilometri fa. Solo 300, eh? Già. Max, non è un problema. Ammetterlo non ti rende meno uomo. Se Colombo non si fosse perso arrivando sulle nostre spiagge, non avremmo gli Stati Uniti d'America. Niente hot dog, addio torta di mele. Colombo non è mai arrivato in Nord America. Che vuoi dire? Pensava di essere in Asia. Sul serio? È solo un altro uomo che non ammetteva di essersi perso. Beh, a quest'uomo hanno dedicato una giornata intera. Quindi direi che il caso è chiuso. Oh mio Dio, ok, basta che arriviamo al campo prima che diventi scema, grazie. Ce la faremo. Mi direi di prendere la mappa. Voilà. Cos'è quella? Secondo te? No, davvero, che fine ha fatto la mappa vera? È questa la mappa vera. Quella sul telefono. Non prende? Ti pareva. Ok, vediamo. Quindi siamo... Mi sa che i campi estivi non sono sulle mappe. Non c'erano cartelli. Ehi, guarda la strada! Wow! Sarebbe anche il caso. C'era una signora seduta dietro, ma non c'è più. Stai bene? Sì, sì. Almeno sono tutta intera. Cristo santo, per te cos'era? Un orso? Cosa? No, no, Max, non era un orso. Allora cosa? Sembrava una persona. Se fosse una persona. Allora fai sul serio? Abbiamo investito qualcuno? Anche se... Non lo so. Cioè, era molto vicino, troppo vicino, ma forse non l'hai... Non lo so. Che c'è? Mi sono giocato la macchina. Magari non è così grave. Devo controllare i danni prima di provare a riaccenderla. Mi prendi la cassetta nel bagagliaio? Sì, ok.
posso muovermi. Ok. La cosa che mi ha lasciato un po' interdetto, a parte il tutorial sui Quick Time Events, è la figura che hanno visto per strada. Perché non so se voi avete giocato Until Dawn, che è il titolo di questo genere dello stesso sviluppatore che ha fatto breccia nel cuore degli amanti dell'horror. E beh, se l'avete visto e sapete sicuramente a cosa mi sto riferendo, senza fare spoiler inavvertitamente. Max, perché non me l'hai detto? È stato rifiutato al college. Grazie mille. Mi sembravano un pochino grandi per il college. Ti serve una mano? Sì, vedi se riesci a farmi luce qui. Ecco qua. Perfetto, grazie. Prima ce ne andiamo, meglio è. Immagina di stare rannicchiata di fronte a un falò enorme mentre intoni i canti del campo. Nessuno si rannicchia se ha davanti un falò enorme. Perché no? Per evitare di prendere fuoco. Allora, immagina di stare rannicchiata di fronte a una stufa. Beh, ovunque, meglio di qui. Signora? È andata a fare la pipì? Dove vai? Guardo di qua. Ehi, non allontanarti, ok? Ho quasi fatto. Oddio, Max, vieni qua! Che c'è? Ho paura che ci sia qualcuno là. Sei seria? Sì, forse non sta bene, non so. Non abbiamo investito nessuno. Senti, non lo so, ma ho sentito qualcosa, una donna. L'abbiamo presa. Ma dove sta guardando lui? Ok, va bene. Ma non allontanarti, ok? Stai attenta. Sì, certo. Ok, tu pensa alla macchina. Dove stiamo andando in tutto questo? Ma soprattutto, perché lei dovrebbe allontanarsi così? Locandina di Arum Scarum. Spettacolo itinerante, sembra sia qui da un bel pezzo, dimenticata nel bosco. Sono segni di bruciature quelli agli angoli. Ma chi andrebbe ad attaccare una locandina su un albero in mezzo al bosco? È uno che non vuole farlo vedere lo spettacolo, perché... Destra o sinistra? Andiamo a destra. Prego. Chi è Silas? Vabbè, lei va.
torna indietro. Ah, Tana, l'ho vista. Vi prego. Vi prego, qualcuno. Dove sei? Ero tentato di farglielo prendere in faccia, dico la verità. Max! Ehi, che c'è? Parlami, tutto bene? Oh, cazzo! Parlami, che ti è successo? Dimmi! C'era qualcosa là. C'era tipo... si sentivano rumori dappertutto. Ehi, tesoro, come... respira, tutto ok? Siamo nel bosco. C'è di tutto qui in giro, animali, è normale spaventarsi. No. Ce ne possiamo andare, per favore? Sì, 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 andiamo. Ok. Stai bene? Lo sguardo di lui comunque mi lascia agghiacciato. Sì, ecco qua. Non sembra mai che la guardi negli occhi. Max, sbrigati! Ci siamo, ce ne andiamo. Che potrebbe anche denotare, se voluto, Max! Un problema suo, emotivo, caratteriale. Allora se fai così non mi aiuti. Ma non puoi dirmi, voglio solo andarmene subito, perché non... basta! Cazzo, scusa tesoro. Scusami. Va bene, non fa niente. Scusa. Certo che tra tutti e due... Piano! È tutto ok? Non ti impantani. Qui siamo al sicuro, non succederà niente. Certo! Cristo santo! Oh, cazzo! Porca miseria, mi si è fermato il cuore. Su, abbassi. Salve, agente. Bella serata, vero? Per caso siete feriti? Stiamo bene. Siamo solo scossi. Mm-hmm. Insomma, mi dite cosa è successo? Tutorial sbloccato. Percorso scelto. Sì. Percorso scelto qua. Hackett's Quarry è piena di meandri e deviazioni, strade sconosciute e meraviglie inesplorate. Con ogni passo percorri la tua strada personale, che conduce a determinate conseguenze. Ci saranno momenti durante il tuo soggiorno che mostreranno come le scelte che hai fatto, la via intrapresa, potevano essere diverse. Ad Hackett's Quarry non esistono cose come la via errata. Ma attenzione, ci sono strade più pericolose di altre. Va bene. Sì, Paga o onesta? Onesta. Beh, ecco... qualcosa è spuntato fuori davanti alla macchina e abbiamo sterzato per schivarlo, così... siamo finiti qui. È spuntato qualcosa. Onesto. Mi spiace, era veramente buio ed è successo tutto così in fretta e poi è andato via. Avete... investito qualcuno? No, oddio, no, certo che no. Cioè... non penso, non lo so. Scusi. La tenga accesa. Scusi. Beh, in realtà dovrebbe dirgli di spegnere la macchina per non farli scappare. Non lo so, è il primo che incontro. In tutta la vita. Sai, non sono una criminale. Mm.
Bene, allora volete dirmi che cosa ci fate qua giù, lontano da tutto, in piena notte? Magari glielo chiedessi prima di tirarli fuori dal fango. Ci vediamo il panorama, amichevole, siamo diretti al campo. Stavamo andando ad Hackett's Quarry. Siamo i nuovi tutor. Inizia domani. Sì, lo sappiamo, ma volevamo venire prima per ambientarci. Sì, sanno che arriviamo. E a dirla tutta, uno di noi ha sovrastimato il suo senso dell'orientamento e ci siamo persi. Che segni ha sul collo lui? Non arriverete ad Hackett's Quarry. Non stasera. Perché? L'Harbinger Motel è più vicino, andrete lì per stanotte, ok? Io credo che non ci fermeremo, agente. Il signor Hackett sa che stiamo arrivando, l'abbiamo avvisato. No, signora, vi fermerete all'Harbinger Motel, ha capito cosa ho detto? No. Con perché? Tutto il rispetto, agente, perché non ad Hackett's Quarry? Perché vi ho detto di fermarvi al motel. Ok, non capisco davvero dove sia il problema. Signora, scenda dal veicolo. Oh. Cosa? Perché? L'agente non ha fatto nulla. Signora, questo è un agente? Mi piace scendere dal veicolo. Vorrei mostrarle un percorso sulla mappa che ha lì. No. Oh. Non scendere. Okay. Certo. Ehi, resta nell'auto. Tutto ok, ok, tranquillo. Ok. Ok. Allora, noi... siamo proprio qui. L'Harbinger Motel è qui. Grazie. Quindi dov'era Hackett's Quarry? Beh, sono sicuro che i ragazzi dell'Harbinger Motel ve lo sapranno spiegare domattina. Ecco. Bene. Harbinger Motel. Niente deviazioni. Ehi, e se ci fosse ancora qualcuno là? Darò un'occhiata. Buonanotte. Era un ammasso di energie negative. E sembrava non farsi una doccia dal neolitico. Oh mio Dio, davvero. Hai notato cosa aveva sì, sul sembrava... collo? Era sangue. È stato un piacere. Oh mio Dio. Oh mamma. Quindi dove si va? Motel? Va bene, rimettiamoci in marcia. Sì. Per questa notte abbiamo avuto anche troppe emozioni, sono esausta. Concordo, dov'è il motel? Ok, noi siamo qui. Mm-hmm. E il motel è qui. Ok. Ma noi andiamo qui. Qui dove? Hackett's Quarry. Come hai fatto? L'ho fregato e mi ha indicato dov'era. Astutissima. Sicura non sia meglio andare al motel e dare retta a quel tipo? Tesoro, vuoi davvero dare retta a un poliziotto da brividi in un bosco da brividi per andare in un cazzo di hotel da brividi? Se la metti così, no. Rimettiamoci in viaggio. Sono d'accordo. Signora. Oh mio Dio, giuro, se mi chiamava un'altra volta signora gli ficcavo il distintivo su per il cazzo. Davvero, ti sembra una signora? Fra 20 anni forse può chiamarmi signora. Decisamente. Cosa? Beh, 20 anni... non direi. Attento. A me piacciono le signore. Ok, argomento chiuso.
Hackett's Quarry, ok. Campo estivo. Non è possibile, qui non c'è nessuno, dopo tutta quella cazzo di strada. Max, prima diamo un'occhiata, poi saltiamo alle conclusioni. Ci hai parlato con il signor Hackett o hai solo lasciato un messaggio? E cosa cambia? Tutto, cambia che non c'è nessuno. Ehi là? Non controlla i messaggi. E come facevo a saperlo? Poi, c'è sicuramente qualcuno qui. Sì, oppure è un'auto abbandonata e stiamo ancora perdendo tempo. Perché dovrebbe esserci un'auto... Torno in macchina. Max, dai. Max, non fare lo stronzo. Diamo un occhio subito alla porta. Ci sono delle luci dentro, apparentemente. C'è qualcuno? Mi sa di no. Che palle. Già. Ma una luce accesa c'è. Quindi non posso guardare dentro le finestre. Va bene. Io sento una musica che credo sia la radio dell'auto. Ma cosa c'è? Questa è la mappa. Casa delle Marche, parcheggio auto. Quello che non ti uccide ti rende più forte. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Vediamo un po' cosa c'è qui in fondo. Mi è sembrato di sentire un bambino che piangeva. Vado a cercare aiuto. Max! Max, vieni qui, dai! Che succede? C'è qualcuno in cantina, forse è bloccato. Bloccato? È il signor Hackett? No, non lo so. Porta gli attrezzi e rompiamo il lucchetto. Sono tornata. Adesso ti tiriamo fuori. Ehi. Ehi. Ma che hai portato? Non lo so, hai detto attrezzi. Perché non hai portato... C'è qualcuno. Io non vedo nessuno. Come no? Guarda. Lo sto facendo, giuro. Fa vedere. C'era davvero qualcuno lì. Ok, ok, quindi... Martello? Lo spacco. Sicura? Farà un sacco di rumore. Vabbè, ok. Chiave inglese. Sì, ok. Chiave inglese. Però... Una mano? Sì. Magari. Beh. Hai visto il film La Casa? Sei ferito? Sei reale?
Ehi, sta attenta. Ma lui si siede? Ian. Andiamo a vedere. Cos'è, un guinzaglio o un braccialetto? Un collare insanguinato. È troppo grande per un cane. E poi che razza di cane si chiamerebbe Ian? Giustamente. Oh mio Dio. Max! Max, dove sei? Forse era un opossum o qualcos'altro. No, c'era davvero qualcuno qui. Ehi. Perché non gli dici che c'è una carcassa? Siamo stanchi, fresca? Non credi? Adesso andiamo al motel. Torniamo domattina presto e controlliamo tutto meglio, ma... Insomma, tu non sei esausta, io sì. Forse l'immaginavo. Max! 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 Sanguino. Aiuto. Lei non dice niente, attonita. Mi sto dissacrando. Aiutalo. Turina? Ah. Questo posto vi sembra il maledetto Harbinger Motel per caso? Lui probabilmente voleva indirizzarli alla salvezza o in un posto relativamente più sicuro di questo, nascondendogli questa presenza che io sono sempre più convinto di aver capito cosa sia, ma continuerò a dirmi di no nella mia testa.